Dal Vangelo secondo Giovanni. Era un giorno di festa per i giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vi è a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina con 5 portici sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo guarito: «È sabato e non ti è lecito prendere su il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Gli chiesero allora: «Chi è stato a dirti: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco che sei guarito. Non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Un caloroso saluto da parte di Don Bonaventure Neumann. Il Vangelo di questo giorno ci presenta Gesù che interviene nella vita di un uomo paralizzato, un uomo infermo, un uomo che aspettava alla piscina di Betsaida, la piscina a 5 portici, come la chiamano. L'uomo era in attesa di vedere un miracolo, una guarigione, ma non riusciva mai a trovare chi lo aiutasse a guarire, ad alzarsi, e voleva scendere nella piscina. E Gesù passa e vede questo uomo, vede anche tanti ammalati, tanti infermi, tanti paralitici. E Gesù, davanti alla sofferenza dell'umanità, davanti all'uomo sofferente, alla donna sofferente, non chiude il cuore. Non chiude il cuore. Il Signore passa, e dove passa guarda, e se guarda si accorge che il Signore non è mai indifferente alla condizione umana, soprattutto la condizione di sofferenza, di infermità, di malattia, di dolore. Il nostro Dio non è un Dio menefreghista, ma è un Dio attento, un Dio che si guarda e si accorge. E davanti all'umanità sofferente Gesù si presenta come colui che ha il potere di cambiare il corso di questa umanità, la storia di questa umanità che soffre, che patisce. Lo vediamo in questo brano del Vangelo avvicinarsi ad un paralitico e gli fa una domanda: «Vuoi guarire? Vuoi guarire?» Perché non è scontato, ci sono ammalati che non desiderano guarire, che non desiderano cambiare la loro vita. Anche noi spesso a volte viviamo comodamente, tranquillamente, senza un minimo desiderio di cambiare la nostra vita, la nostra storia, il percorso della nostra vita. E Gesù, davanti a questo uomo, fa una domanda: «Vuoi guarire? Vuoi che la tua vita cambi?» Ecco che il Signore prende sempre l'iniziativa. Noi spesso pensiamo di cercare il Signore, ma Lui ci precede sempre. Ci precede per cambiare la nostra vita, per migliorarla. L'iniziativa di guarigione viene presa da Lui.
così dimostra un cuore aperto verso i più abbandonati, i più sofferenti. E questo uomo paralitico dice: non ho nessuno che mi immerga, che mi aiuti ad entrare nella piscina. Questo episodio mi sembra interessante. Vuol dire che per guarire, per salvarci, ci vuole ancora qualcuno, qualcun altro. L'uomo non può salvarsi da solo. L'uomo che si illude pensa di farcela da solo, di farcela da solo senza l'aiuto della comunità, senza l'aiuto dei fratelli e soprattutto senza l'aiuto del Signore. Sicuramente non aveva nessuno ed era lì, aspettava che si presentasse una provvidenza perché lui finisca nella piscina. Allora Gesù diventa quella provvidenza che interviene per questo uomo. Ma Gesù non lo fa entrare neanche nella piscina, ma interviene. Interviene facendo qualcosa, perché questo uomo ha già espresso il suo desiderio di guarire. E nel desiderio, dal nostro desiderio, il Signore interviene, fa qualcosa. Forse dovremmo chiedere sempre il desiderio delle cose buone, delle cose divine, il desiderio della salute, soprattutto la salute spirituale, il desiderio della comunione con Dio, il desiderio della comunione con i fratelli, il desiderio di incontrare il Signore. E questo passaggio indica l'impossibilità dell'uomo di salvarsi da solo. Non possiamo salvarci da soli. Ci vuole sempre un intervento particolare, un intervento di qualcuno del Signore che ci aiuti ad entrare. Si scopre ancora una grande fede di un uomo, anche se è infermo, è paralizzato, ha una grande fede. Voglio guarire, desidero guarire. Questo uomo ha fede nella parola di Gesù, che Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E l'uomo si alza, prende il suo lettuccio e se ne va a casa, torna a casa. È interessante questo, crede nella parola. La parola del Signore è una parola che crea un mondo nuovo, che genera il mondo nuovo, che genera l'umanità, che ci fa creature nuove. Ed è interessante, il Signore con la sua parola ci viene incontro, cambia la nostra storia. E c'è un altro aspetto importante, quando noi riceviamo un dono particolare dal Signore, il Signore non ci dice vai e stai tranquillo, comodo così, c'è un dovere poi morale in questo, tornare dal Signore per ringraziare, andare a ringraziare, essere grati, essere conoscenti per i vari interventi che il Signore fa a favore nostro, fa a favore nostro per la nostra felicità. Questo uomo appena guarito è andato al Tempio per ringraziare il Signore. E noi vogliamo chiederci quanto davvero siamo in grado noi di ringraziare, di essere grati verso il Signore, perché diamo tutto per scontato, diamo tutto per scontato. Dio ci dà tutto, la vita, la salute, i beni che possediamo. Dio ci ha dato tanti fratelli e sorelle. Dio ci ha dato una famiglia di sangue, una grande famiglia, la famiglia dei credenti, la comunità dei credenti, la Chiesa. Tanti di noi a volte diamo queste presenze come scontate, ma nulla è scontato. È per questo che il Signore ci chiede anche di essere grati, di essere conoscenti. L'uomo paralitico ci insegna due cose fondamentali, importanti. Che innanzitutto noi siamo chiamati ad avere dei sani desideri, dei bei desideri, soprattutto i desideri che innalzano la nostra condizione umana, che ci innalzano verso Dio e che ci avvicinano ai fratelli. Pregare per avere sempre dei sani desideri, che possiamo desiderare le cose che diventano una rovina per noi. In secondo luogo, credere nella parola del Signore, credere nella sua parola. E poi in terzo luogo,
essere pronti a ringraziare, essere grati. L'Eucaristia che celebriamo è un rendimento di grazia, un'espressione della nostra gratitudine, della nostra riconoscenza. Sia questo tempo della Quaresima un tempo in cui noi davvero riscopriamo anche i momenti, gli strumenti che la comunità cristiana ci offre come l'Eucaristia, che è il momento di rendimento di grazia per eccellenza, per i vari interventi di Dio dentro la nostra vita, dentro la nostra storia, per il momento in cui il Signore ci viene incontro ai nostri desideri, alle nostre infermità, cerca sempre a cambiare. Arrivederci da parte di Don Bonaventure, Louis Mann.